Artigianato e beneficenza. Nel santuario di Nostra Signora di Latte Dolce si è aperta nei giorni scorsi Nativitas, una mostra che celebra il millennio trascorso dalla nascita del primo presepe a Greccio. Quelli realizzati per l'occasione sono stati fatti con un intento preciso. Li ho preparati per fine benefico perché la nostra chiesa mariana, il nostro santuario della Madonna del Latte Dolce ha necessità di tante piccole cose, tante piccole opere, anche piccoli interventi che dobbiamo per forza fare e con i soldi che riusciremo a raccogliere faremo queste cose. Opere costruite da Pino Porco rifacendosi a quanto appreso durante un viaggio in Palestina nei luoghi della Natività. Mi sono accorta ad esempio che la grotta dove è nato il bambinello si dice che fosse quasi un sotterraneo ed effettivamente abbiamo visto delle tipologie di case dove sopra c'era un'abitazione, unica stanza, e sotto c'era questo interrato dove c'erano gli animali, il bue e l'asinello. E a proposito di miracoli, i presepi sono esposti accanto al santuario, lì dove si trova la raffigurazione mariana scoperta per caso da un mendicante 2 secoli fa sui ruderi dell'ex lebbrosario. È un affresco dove è raffigurata la Madonna che allatta il bambino con le due sante, Santa Caterina di Alessandria che tiene in mano il suo martirio e Santa Lucia che ha il piattino con gli occhi.